Ciao amici del tubo, mi trovo a Bellano e adesso ho incontrato Aronne è un autoctono di Bellano, Coltonio, dal ponte verso Varenna, comunque bellanese doc, e da 5 anni, ne ho 23, mi occupo del falò insieme ai miei colleghi. È qui a festeggiare il falò che verrà bruciato domani. Domani a mezzanotte, dopo la mezzanotte verrà bruciato e sarà 2-3 ore di fuoco, che senza questo non sarebbe lo stesso, perché la festa è come chiudere in bellezza tutto quello che viene ricordato in questi anni, perché è un revival appunto nel 1600, dove viene appunto cambiato la pesa, quindi la valuta e il peso dei vari prodotti, dalla dominazione spagnola a questa attuale. Forte. Allora, tu stai festeggiando stasera perché sì, il falò l'hai finito. Dopo 9 giorni di duro lavoro, dalle 8 alle 6 del pomeriggio, abbiamo costruito 600 mancalate, 16 quintali di legna, messi a ogni metro degli 8 set di struttura, vengono filati per mantenere la struttura, bruciati da mezzanotte dagli artificieri, ovvero i pompieri. Viene tutto questo messo come un gran finale, come un dessert, è il dessert di tutto quello che potrete conoscere venendo domani 5 gennaio qui a Bellano alla Pesavegia. 6 sarà la Befana, quindi potrete anticipare. Quindi la festa del paese qui è il 5. La festa del paese qui è il 5, sì. Io domani non riuscirò ad esserci, ma qualche immagine ve la mando lo stesso, la piglio da YouTube, la piglio da qualche parte. Adesso vado a vedermi la tua opera. Lo falò. Complimenti, grazie, grazie mille Aronne, grazie, e ci vediamo mille sul canale. Certo, grazie. Ma i bancali chi li ha dati? I bancali sono stati, li abbiamo trovati in una zona di Dervio dalle varie associazioni che ci hanno devoluto, ovviamente, giustamente per... Beh, perché i bancali costano. I bancali costano, esatto, però il restante del materiale che viene usato per le varie negoziazioni, quello che è, viene stato donato gentilmente, e noi abbiamo tramite motosega tagliato in vari pezzi e messo dentro una circa un 20 quintali di materiale che, tramite un filamento, quindi una presa di sicurezza, viene incendiato tramite gli artificieri ufficiali del corpo di vigili del fuoco alle ore mezzanotte, viene acceso appunto per fare questa gran finale. Senza questo non ci sarebbe nulla. 9 giorni di duro lavoro, movimenti e tutto. Certo. Per duro lavoro gratis, gratis per la tradizione. Per la tradizione, perché per la tradizione si fa di tutto. Mio nonno, mio padre, i miei antenati hanno fatto questo, io come tanti altri bellanesi ci sentiamo in dovere di fare questo e di tramandarlo. Vi auguro una grande buona Pesavegia, e se riuscite domani a passare siete benvenuti a Bellano. Ah, ti vengo, se riesco a passare ti vengo a cercare. Volentieri. Niente ragazzi, ci hanno fermato, e il problema è che abbiamo qua un latitante, anzi un lutitante, che è Mauro Tandoi, eccolo dietro lì, anzi non si vede niente, però vi assicuro che c'è, vediamo se lo restano, torneremo in 3 invece che in 4. Ma secondo me sarà insoddisfatto delle lute.
bello volare in notturna. Bisogna fare sempre molta più attenzione, però top. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.